ci colleghiamo con la nostra Giada, l'astrologa, perché ci saranno importanti novità per questa settimana, spero già per il Leone. Assolutamente sì, Gino, tantissime buone notizie. Come stai? Bellissimo, benissimo, ma soprattutto il tempo non è proprio bellissimo e quindi abbiamo questi repentini cambi di fronte del tempo che ci condizionano anche un po' l'umore, però diciamo tutto sommato stiamo molto bene. Chiedo un attimo alla regia di ricordarmi il segno zodiacale in diretta. Ah, ok, allora la nostra regista di quest'oggi è una scorpione. Che cosa gli possiamo dire? Questa è la domanda praticamente in diretta che ti facciamo. Allora, lo scorpione migliora nettamente. Maggio è stato un mese difficile, con tanti pianeti in opposizione, ma adesso tutti i pianeti si sono spostati in gemelli e quindi la nostra amica tirerà un sospiro di sollievo. Ma di solito com'è umoralmente lo scorpione? Tu puoi dircelo? È un po' cupo. Ecco, e porta un po' il peso addosso di quelle che sono tutte le sue responsabilità, o sbaglio? Sì, assolutamente sì. Lo scorpione è una persona molto seria ed affidabile. Si fa anche troppi problemi, anche problemi che non sono i suoi. Caro scorpione, dovresti assoldare un professore di matematica per tutti i problemi che hai praticamente. E adesso andiamo a vedere quelle che sono le previsioni di questa settimana. Allora, benissimo Gino, guardiamo subito l'oroscopo che va da oggi 30 maggio fino al 5 giugno. Il Sole, Venere, Giove, tra poco anche Mercurio si trovano nel segno dei Gemelli, Marte in Ariete e la Luna passa dai Pesci ai Gemelli. I segni più fortunati della settimana sono... Sentiamo. Gemelli, Ariete, Leone e Acquario. Benissimo. Ma il Leone è in pole position. Veramente? Sì, assolutamente sì. Ma vediamo un pochettino. Cominciamo con i segni di fuoco. Ariete, periodo molto fortunato, con tanti pianeti nel segno, amico dei Gemelli. Stanno per arrivare molte opportunità di lavoro, sogni che si avverano. Domenica, con la Luna nel segno, passerete un bel weekend. Leone, dopo un maggio bello tosto, con tanti pianeti in aspetto difficile, arriva un giugno sfavillante. Ci saranno nuove sfide, nuovi progetti da concretizzare, potrete tornare in scena e vincere una competizione. Ah, benissimo. Sagittario, le opposizioni di tanti pianeti nel segno dei Gemelli vi fanno vedere la situazione in maniera distorta. Esponete i vostri dubbi sul lavoro, non perdete la pazienza e confrontatevi con gli altri. Weekend interessante. Segni di aria. Gemelli, con uno stellium nel vostro segno siete i più fortunati dello zodiaco. State per fare scelte importanti. È un momento molto positivo sotto tutti i punti di vista. Giove nel segno permetterà di farvi realizzare i vostri sogni nel cassetto. Bilancia. Questo è un cielo importante. Giove e Venere e presto anche Mercurio in buon aspetto vi fanno vincere le competizioni. Ora siete padroni del vostro destino. Peccato quel Marte che vi rende un po' troppo nervosi. Acquario, siete di fronte a un bivio, dovete fare una scelta importante, si aprono nuove strade nel lavoro e in amore potrebbero tornare situazioni del passato. Sarà a voi decidere se riprenderle in considerazione o andare avanti. Continuiamo con i segni di terra. Toro, Mercurio e Urano nel segno vi prospettano incontri interessanti e innovazioni nel lavoro. Risolverete un problema personale nella seconda parte di giugno. Ora lavorate sodo perché l'impegno verrà apprezzato.
Vergine, ci sono troppi pianeti nervosi, Giove, Venere, Sole e tra poco anche Mercurio in Gemelli. In questi giorni ce l'avete con qualcuno, state rimurginando troppo, lasciate passare l'acqua sotto i ponti, le persone negative si autodistruggeranno da sole. Capricorno, Mercurio e Urano positivi vi aiutano a realizzare i progetti lavorativi, siete forti e niente vi butta giù, neanche Marte in aspetto difficile dall'Ariete. Concludiamo con i segni di acqua. Cancro, si prospetta per voi un giugno molto positivo, arriveranno le soluzioni che aspettavate da tempo. Marte in Ariete in questi giorni vi fa litigare in famiglia, attenzione alla luna contraria domenica, mantenete la calma. Scorpione, a breve non avrete più neanche un pianeta contro, passerà anche Mercurio che vi sta dando problemi nella comunicazione. Maggio è stato un mese pesante, a fine giugno arriveranno le risposte in amore che stavate aspettando. Ed infine Pesci, settimana malinconica, le situazioni ripetitive vi stancano, meglio vivere alla giornata. I grandi artisti sono del segno dei Pesci, questo è un buon momento per comporre, meglio estraniarvi dalla realtà, avete bisogno di emozioni sincere. Oh, allora facciamo una premessa molto importante: noi la settimana prossima non ci siamo perché saremo impegnati con il Fiction Festival, giusto? Matera Fiction Festival, quindi avremo dei collegamenti da lì per tutta la settimana, quindi il Gin Tonic non andrà in onda. Quindi se avete bisogno di capire come sarà la vostra settimana, la prossima settimana vi consiglio di contattare la nostra Giada, e come ce lo dice adesso. Potete seguirmi su tutti i social, su Facebook Giada l'astrologa Oroscopi, Instagram, TikTok e YouTube Giada l'astrologa. Io ti ringrazio come al solito, soprattutto perché hai detto che è un buon periodo per i leoni. Dico per vai, i leoni, vai tranquillo, perché siamo due, io e Alfonsino, no? Quindi siamo due leoni che in questo momento stanno brindando a grandi successi, soprattutto lui, a dir la verità, e se li merita tutti quanti. Grazie, saluto Giada. Un saluto ad Alfonso. Grazie, grazie.